Buongiorno a tutti. Oggi parliamo della Rebel Box di dicembre Natale, che è questa qui. Io ovviamente, come al solito, non ho resistito e l'ho già aperta, quindi quello che vi mostrerò non è una sorpresa per me, però sarà una sorpresa per voi. La Rebel Box anche questo mese, come lo scorso mese, aveva un tema e questo mese era un tema bellissimo. Ovvero la Disney. Quale tema migliore poteva esserci per la scatola natalizia? Io sono stata super felice, ma partiamo subito con la prima cosa che ho trovato nella scatola. In realtà era nella scatola esterna questa perché era una cosa grossa e non ci stava. E sto parlando di questo bagnoschiuma della Oila. Mi chiedevo come mai le ragazze di Rebel Box avessero chiesto a chi aveva acquistato la scatola il segno zodiacale e ho avuto questa bella sorpresa perché questo bagnoschiuma, a parte il fatto che è un mezzo litro, quindi mi durerà 212 anni, a parte il fatto che è di una linea che io conosco perché in negozio io ho dei prodotti di Oila, ho i foglietti quelli idratanti per il corpo, ma questi prodotti nuovi non li avevo ancora testati. Ma per finire, l'ultima sorpresa è che questo è un bagnoschiuma dedicato al segno zodiacale del toro a base di quercia, tiglio e malva. Bagno doccia astroschiuma, l'armonia tra te e le stelle. Io sapevo già che Oila era una piccola azienda cosmetica gestita da una ragazza e mai però avrei pensato che avrei trovato qualcosa in questa scatola. E adesso vi parlo un pochino di Oila con l'aiuto delle solite schede contenute nella scatola. È un brand ideato da Evelina. E infatti qua parla delle salviette monodose idratanti che io già conosco, magari anche qualcuno di voi conoscerà già perché sono sul mercato da qualche anno, un paio direi. Adesso appunto hanno abbinato a questi foglietti idratanti anche gli astroschiuma e effettivamente sono un'idea molto carina. Oggi Amelia è veramente. Quindi spero che non distrugga niente ora della fine del video. Che ne dici? Vabbè. Comunque passiamo oltre. Questa era l'unica cosa non a tema Disney contenuta nella box, tra l'altro. Ma partiamo con le cose a tema Disney. Partiamo con questi due oggetti che sono illustrati dalla stessa. Aspetta, metto via i foglietti man mano che ne parlo. Dalla stessa ragazza. E che è Elisa Tulli. Elisa Tulli, che è una ragazza di 23 anni, animatrice 2D e character design, che ha praticamente prestato due illustrazioni per la realizzazione di due oggetti. Il primo è questa deliziosa cartolina a tema Cenerentola. Guardate com'è bella. Tra l'altro, magari non si vede, però alcuni dettagli sono leggermente in rilievo e leggermente lucidi. Non so, forse lo vedete, il guanto, le stelle, vabbè. E poi la cosa più bella di queste due è questa agendina del 2019 a tema Mary Poppins. Veramente adorabile. Tra l'altro l'agendina è co molto comoda perché è una settimanale su due pagine. Semplice, lineare, però sempre utile. Quindi molto molto carine anche dietro, tra l'altro. Illustrata. Poi un'altra cosa bellissima che in realtà è l'unione del lavoro di due diverse artiste e è questa qui che ora vi faccio vedere io quando l'ho vista così ho detto ma chissà cosa c'è, cos'è questa cosa. Fondamentalmente è l'unione del lavoro di Rosalia Radosti, una ragazza di Firenze dell'81, che ha illustrato della stoffa, cioè praticamente hanno usato una sua illustrazione per stampare, della stoffa, tra l'altro veramente bella al tatto, che poi hanno fatto cucire a Jenny di Jen Crea. Il risultato, adesso vediamo se riesco ad aprirvela, in un tempo utile, forse avrei potuto utilizzare il tempo della lettura per fare questo lavoro, no, dai, ce la faccio. L'hanno utilizzata per illustrare e realizzare questa bellissima federa,
in cui poi andrà inserito un cuscino a tema La Bella e la Bestia. Allora, questa illustrazione è qualcosa di splendido, veramente bellissima. Ha una poesia che non vi so descrivere, ma anche proprio la cura del dettaglio, secondo me, questo sapore quasi un po' a metà tra il fiabesco e il gotico, con tutti questi riccioli, queste piante, veramente bellissima, bellissima. E dovrò comprare un cuscino adatto a entrare qui. Ma devo dire che le mie cose preferite le ho lasciate per ultime, perché ovviamente sapendo di cosa stavo per andare a parlare, adesso sposto la scatola perché Amelia è qua, sapendo di cosa stavo andando a parlare, mi sono tenuta le mie cose preferite per ultime, perché qui abbiamo un'altra illustratrice che ha prestato questa sua illustrazione per la realizzazione di questo oggetto che ora vi mostro. Si tratta di Rocío García, che è una ragazza spagnola che vive alle Isole Canarie, che è appunto un'illustratrice di animazioni e grafica. E aiuto, vediamo un po' se riesco a mostrarvi cosa c'è qua dentro senza combinare disastri, visto che Amelia è molto invadente stamattina. E si tratta di una tazza. Sapete che quando io trovo tazze sono molto felice, e la tazza è a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Questa, se la vede la mia amica Betty, me la vuole rubare. È bellissima. Questa Alice super, si chiamano i personaggini cibi super deformed, bellissima, veramente adorabile. Che tra l'altro mi porterò subito in negozio, perché in negozio ho un sacco di tazze da te. Offro il tè a tutti i miei amici, quelli che vengono a trovarmi, ma non sono mai abbastanza. E soprattutto, belle le tazze che ho in negozio, ma ormai sono anni che le uso, quindi bisogna cambiare un po'. E abbinato a questa tazza meravigliosa c'è questa, oddio, si è incollata, questa fiala magica contenente un tè, un infuso, guardate che bella, cioè bellissima. Mi piace molto l'idea della fiala, che non è, per carità, non hanno inventato niente, però è sempre bella. E però ci hanno attaccato questa etichetta, direttamente le ragazze di Rebel Box. Questo è un lavoro fatto da loro, che recita Welcome to Wonderland Tea Party, con questa piccola illustrazione. E l'abbinamento tazza tè è, devo dire, la mia cosa preferita di questa scatola, ma anche questo mese è stata una bellissima sorpresa. Sempre delle idee interessanti, delle artigiane, delle artiste interessanti, interessantissime, che in questo caso non conoscevo assolutamente, vabbè, a parte il bagnoschiuma di Oilà. Devo dire che brave, brave come sempre. Tutti i mesi mi dico: vabbè, però magari il mese prossimo faccio una pausa, insomma, non è che devo per forza prenderle tutte. Poi iniziano a fare spoiler e ci casco. Quindi praticamente iscritta alla Rebel Box dal primo mese, non riuscirò mai più a staccarmene. Come sapete, ogni mese Rebel Box si fa carico di una causa benefica, e questo mese parliamo del progetto Vicky's Eyes. Vicky è una bambina di 5 anni affetta da una rara patologia genetica che le fa perdere la vista in maniera progressiva e molto rapida. E sua mamma, insieme a un team di ricerca, ha iniziato questo progetto per la ricerca, per la cura di questo difetto genetico, che si chiama amaurosi congenita di Leber, che io sinceramente non conoscevo assolutamente, e ha lanciato una raccolta di fondi crowdfunding. Quindi vi lascio il link assolutamente qui sotto. Il progetto è ovviamente, come sempre, molto importante, e la cosa che ha colpito le ragazze di Rebel Box è che la famiglia di Vicky cerca di portarla in giro per il mondo in questi anni, per farle vedere più cose possibile. Quindi è una bambina che sta viaggiando tanto, e i suoi viaggi sono molto interessanti e al contempo anche
molto toccanti, quindi vi lascio tutti i riferimenti per questa buona, buonissima causa anche questo mese nell'info box, insieme ai link di tutte le ragazze che hanno collaborato alla creazione di questa scatola magica di Natale. E basta, spero che questo spacchettamento vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere se avete comprato anche voi il cofanetto e tra l'altro fatemi sapere che bagnoschio avete ricevuto e soprattutto se c'era qualcosa di diverso, perché io non so se, che ne so, tipo la cartolina, non ho letto, non mi ricordo se sulla cartolina di spiegazione c'era scritto, però magari le cartoline erano diverse, non so, forse erano tutte uguali o i tè erano sicuramente tutti uguali. E basta, questo è quanto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!